Ecco, la chiave non è dentro. Questa è la... Molto bene. Ok. La segniamo subito allora. Segui lui e basta. Ok, molto bene. Ti ringrazio. Ok, cari amici di Twenty Central Ride, siamo arrivati qui a Pogliano oggi, 1° giugno, in occasione del tour della Suzuki grandissima Katana 1000, l'erede della Katana 1100 del 1981, disegnata da quel designer tedesco corrispondente a tale Helmut Mutt, se ricordo bene. E questa è una moto nuda fondamentalmente sulla base ciclistica e trailistica della GSX 1000F, quindi stesso motore, stesso telaio, sovrastrutture ovviamente riviste. Qui abbiamo un piccolissimo serbatoio da 16 litri molto essenziale e via, dai, siamo partiti. Allora, come diceva l'amico, controlli di trazione è l'unico sistema che abbiamo per controllare l'erogazione della moto, quindi niente mappature, questo perché si vuole ricordare l'esperienza della prima Katana, ovviamente, che non godeva ai suoi tempi di tutti questi ammenicoli vari per la sicurezza, che comunque è sempre un plus, e però in questo caso per scelta della casa sono lasciati volutamente indietro. Allora, ricordiamo il bellissimo quadricilindrico in linea di Suzuki derivato dal modello DSXR K1000, che tanta fortuna ha avuto nelle sue varie applicazioni, come dicevamo prima, sulla GSXF 1000, sempre 150 cavalli e 110 Nm di coppia, erogazione super elettrica, e quindi è un motore che a me piace tantissimo, piace più di quello della Kawasaki Z1000SX, perché mi sembra più pronto, più ricco di coppia. Quindi bisogna dire che ai bassi regimi non c'è moltissima schiena, quindi bisogna un attimo salire di giri per cercare la coppia che ci interessa. Vediamo, abbiamo un bel display un po' minimale, non si legge benissimo oggi che c'è una bellissima luce solare che ci sbatte in faccia. Comunque siamo in sesta, conta giri, a sinistra in uno schermo LCD circolare, sulla destra abbiamo contachilometri e rodometro, e cos'è quella? Ah, ok, quella striscia che sale e scende è il consumo istantaneo di benzina, quindi è immediatamente visibile. Allora, per essere un 4 in linea, le gambe stringono bene il serbatoio, che ovviamente essendo di 16 litri è piccolino, e pertanto la seduta è veramente molto comoda, le gambe sono molto molto poco piegate, e per cui questa è una moto che sicuramente vi piacerà per una bella scampagnata, e non è assolutamente impegnativa come seduta, diciamo, non è costringente. Allora, qui la guida è tutta in avanti perché il busto è abbastanza eretto, leggermente piegato in avanti, ma l'assenza del cupolino ti dà l'impressione di essere molto spinto in avanti, no? E vabbè, come era facile indovinare, la protezione dell'aria è pressoché inesistente, perché si sbatte tutta sul petto, sulle braccia e sul casco, ovviamente. Però vabbè, chi compra questa moto sa benissimo che non è questa cosa che gli interessa. Allora, facciamo una prova frenata. Allora, i bellissimi freni Brembo sono molto attacco radiale, ricordiamo, molto efficaci, molto potenti e modulabili, pertanto la sicurezza da questo punto di vista è assolutamente garantita. Allora, la moto si sente abbastanza pesante, secondo me,
un po' tra le gambe. Questo perché l'intero asse deve essere abbastanza lungo e quindi è una moto che non si vuole di per sé molto agile, ma più che altro votata a una certa impostazione di traiettoria. Però la seduta è piuttosto vasta, per cui questo controbilancia un po' il passo lungo e quindi la direzionalità della moto. Ora vediamo che il nostro amico si è un po' perso, quello che ci seguiva, e per cui adesso rallentiamo un po' il ritmo. Ecco, da questi dossi vediamo che le sospensioni sono un po' tarate sul rigidino, non tremende certo, ma eccolo qua, l'abbiamo recuperato, ce l'avevo dietro, ma non certo sul morbido. Del resto questa moto deve essere abbastanza performante e sportiva, e pertanto è giusto che le sospensioni siano... Ah, Dio santo! Vabbè, me la sono beccato quasi nell'occhio, questo è fantastico. Allora, mi sembra che ai bassi regimi c'è un po' un buco di erogazione, nel senso che non è prontissima nel guadagnare giri. E pertanto, vabbè, questa è la caratteristica di tutti i quattro cilindri in linea di matrice giapponese, ovviamente, ma di questo non possiamo fare una colpa al bellissimo comunque motore della casa di Hamamatsu. Ecco, la discesa impiega è abbastanza lineare e progressiva, non è fulminea. Wow, che soddisfazione! Già lo scarico normale ci dà una bella soddisfazione in termini di sound, e non immagino pensare cosa si possa avere con degli scarichi più performanti, più dedicati e ovviamente un po' più aperti. Ah, mi ero dimenticato la freccia sinistra innescata. Come dicevamo, il gruppo cambio-frizione rappresenta, secondo me, la quasi la perfezione, morbido, preciso negli innesti, nulla da dire veramente su questa unità. Allora, ci piace molto la seduta perché la sella non è comodissima, è abbastanza rigidina, ma nel complesso... Sì, è molto bella, è abbastanza impostata, rigida un po' nella progressione, però essendo una moto un po' sportiva è giusto che sia così, insomma. Comunque la frizione, il motore, cambio perfetti. Ed è proprio una sensazione di essere tutto in avanti perché c'è l'assenza del cupolino. Ed è molto divertente quindi. Allora, non l'abbiamo ancora detto, ma il manubrio è abbastanza piccolo e stretto, quindi non è larghissimo. Aiaia, l'abbiamo sentita sta buchetta qui, eh? La sospensione rigida si è fatta un po' sentire. Ecco, in questa S apprezziamo la sveltezza anche della ciclistica. Ma in verità guardare la moto da questa prospettiva sembra un po' uno scooter come retrotreno. Forse non è azzeccatissima la linea, però vabbè, sarà una mia impressione. Beh, personalmente non mi piace tantissimo, ma ok, ha sicuramente altre cose per farsi apprezzare questa moto. Ok, lasciamo la rotonda. Come detto, tiene molto facilmente la linea,
questa moto, e per cui è più impostata che agile, ha maggiore direzionalità che agilità, se vogliamo dirla in questo modo. Beh, il colore qui ce l'abbiamo grigia, però mi sembra che ci sia anche nella versione nera. Allora, benché questo serbatoio di piccole dimensioni non permette una grande autonomia, però ci piace perché riusciamo a guidare la moto di corpo, e quindi il serbatoio non ci dà fastidio in questa, nella guida un po' più agile, un po' ginnica. Allora, gli specchietti si vedono abbastanza bene, sono abbastanza ampi, non di buonissima fattura, sembrano un po', diciamo, un po' poverini nel loro look, però vabbè, ovviamente questo è una di quelle cose che nell'aftermarket si può facilmente e immediatamente risolvere, non è certamente un problema. Non so, questa retroilluminazione si legge, ma non tantissimo, nel senso che i numeri sono abbastanza grandi, quelli del contagiri, i contachilometri, ma non mi sembra immediatamente facile, di immediata facile lettura, però forse ci sarebbe bisogno che io mi abitui un po' di più a questa cosa. Come dicevo, i freni sono potenti e modulabili, per cui nulla da dire su questa unità, che è radiale appunto. Ecco, vediamo appunto l'essenzialità della moto, che anche in termini di gadget elettronici offre solo traction control, quindi nessuna mappatura, anti-wheeling, niente, per cui è molto essenziale. Allora, vediamo un attimino, mi sembra che si... Allora, vediamo un po' mode, traction control, off, ecco, off. Non ho capito come faccio a toglierlo. Beh, adesso però ci stiamo prendendo il nostro amico, per cui forse ci diamo un attimo la mossa. Vediamo di ritornare su traction control. No, niente, o forse si deve fare a moto ferma. Vediamo di indugiare sul bottone. Niente, niente. Ah, eccolo qua, l'abbiamo tolto infatti. Ok, si trattava appunto di indugiare il giusto tempo per innescare il traction. Allora, le sospensioni sono un po' rigide appunto per sostenere il pilota nella guida sportiva, ma va bene così perché questa moto è solo una moto totalmente fan bike, nel senso che per ovvi motivi non ha velocità turistiche. Vediamo la prova di ripresa, scendiamo in quinta, 2000 giri. Ah, questi motori giapponesi sono veramente fantastici, nessun tipo di esitazione, nessun tipo di buco. Vabbè, ovviamente non ci aspettiamo nulla di tutto questo, ma assolutamente 0-0-0 al quadrato. Come vediamo, il bloccato dei comandi sono abbastanza minimalisti. Sulla destra abbiamo lo spegnimento, l'hazard, l'avviamento. Sul sinistro abbiamo le frecce, il clacson, i laps e il controllo di trazione.
veramente chi apprezza i quattro linee giapponesi di un litro di cilindrata, questo è veramente un motore facile, gestibile, potente. Sì, ammettiamo che la coppia sotto un po' non c'è, ma ovviamente non si possono fare miracoli su questo argomento con questo tipo di motore, ma sicuramente la potenza, passando i 5000 giri, comincia a, la castagna comincia a entrare e a darsi tanto divertimento. Quindi, cari amici, questa è sicuramente una moto solo per, esclusivamente per il divertimento, gite fuori porta ai bordi della città senza voler troppo usare, per questione di comfort, ma divertimento a palate proprio. Questo è assolutamente garantito dai Suzuki. Quindi prosegue l'operazione restyling della casa di Hamamatsu, che vuole proporre un modello noto con un glorioso passato, anche un po' per risollevare le vendite tra le quattro sorelle, che non sono proprio brillantissime. Forse tra le quattro sorelle quella che è meno riesce a imporsi commercialmente sulle altre. Ovviamente auguriamo tutto il meglio alla Suzuki per tirare fuori dei modelli che possono incontrare i gusti dei clienti italiani, almeno europei ovviamente, e sicuramente la pill che questa katana Suzuki dà a livello di look è veramente intrigante. Ok, abbiamo finito, siamo tornati da MotoPep, il concessionario di Pogliara Milanese, che ci ha fatto provare questa bella moto nell'ambito della operazione Suzuki Katana, e siamo molto contenti, soddisfatti, la giornata è stata bella e torniamo alla base. Cari amici di 20th Century Rider, ci vediamo alla prossima.